Ciao ragazzi, questa settimana interrompiamo per un attimo la pubblicazione di video di pesca in apnea su Fracassa e ci trasferiamo a Genova. Infatti sono qui alla sede dello Yacht Club italiano perché sono stato invitato dagli amici di Lorenz a partecipare al terzo trofeo Lorenz, che consiste in una gara di pesca a traina d'altura e costiera. Terza edizione, impennata l'anno scorso, il primo anno erano 23, quest'anno scorso praticamente il doppio. L'evento è stato supportato da Lorenz, per intenderci il brand che mi ha fornito l'ecoscandaglio che utilizzo per pescare a bordo di Fracassa. Insieme a voi sul campo di gara ci saranno alcuni dei nostri ambassador, Lorenz, sono degli esperti del brand, degli esperti pescatori in svariate discipline. Voi, come saprete, di pesca con la canna non ci capisco molto e dico sempre che vorrei imparare. Per questo ho colto al balzo la proposta e l'invito di Lorenz a partecipare a questo evento. E domani sarò su questa barca che si chiama Jack Labolina, è una barca, diciamo, storica dello Yacht Club italiano. Jack Labolina è stato uno dei soci fondatori dello Yacht Club, era anche uno scrittore, ha scritto tanti libri e romanzi di mare. Insomma, sarò su questa barca domani insieme al comandante che conoscerete domani. L'equipaggio al completo, giusto comandante? Pronti. Maestro siamo Riccardo, siamo i vecchi, sì, gli esperti. Allora, oggi andiamo a mare, una bella giornata, c'è il mare calmo, pescheremo in altura, assolutamente, quindi esche di superficie, predatori di altura, alla ricerca della famosa guglia imperiale che è il rostrato top delle nostre acque, il nostro piccolo marlin. Speriamo che il comandante sappia fare il suo mestiere. Vedi che c'è una meta là in mezzo, ok, in mezzo alle navi ci sono tutte le barche della facciamo partenza e poi noi andremo d'altura, quindi usciremo fuori. Okay. Assolutamente sì. Andremo a una velocità senza trainare, quindi andremo veloci e poi quando arriviamo sui punti dove ritieni opportuno ci mettiamo a trainare. E a traina a quanti nodi si va? 7 nodi. 7 nodi massimo. 7 e 8 nodi. Tra i 7 e gli 8, ok. Ovviamente tutta strumentazione Lorenz a bordo. Barche sono tante, eh? Attendiamo ancora qualche minuto gli ultimi imbarcazioni che stanno arrivando. A breve poi vi darò io il tempo. Traino d'altura e costiera, la differenza? D'altura, dimensione del pesce. Ah, dimensione quindi del pesci più grossi, pesci rostrati, quindi pesci spada, aguglie, tonni di misura, lampughe. Pesca costiera, pesci più piccoli, poi ovviamente può succedere di tutto naturalmente. Okay. Penso che io ero talmente ignorante che pensavo traina d'altura fuori e traina costiera sottoposto. È così. Ah, ok. Ora tu vai lontano perché vai a cercare i pesci, cioè, più, i pesci grossi, più grossi, ok. Di regola stanno più lontani. I pesci più grossi li ho presi lì. Da casa una volta ho visto un tonno che sarà stato 500 kg. Ah, sì, certo, i tonni stanno sotto costa anche. Sì, vanno, sì. Vengono, non è che ci sia una regola. Sì. Forse la regola li prenderemo tutte le volte. Non so dove cazzo sono, perché il mare è veramente grande, quindi bisogna cercare seguire. Stiamo aspettando la partenza. Ok, partiti. Pesche lunghe adesso? Queste qua lunghissime, vedi, laterali molto lunghe, sono dei teaser che sono praticamente dei richiami, se vedete che in fondo salta sull'acqua e fa un po' di... Ah, e stanno lontane quelle? Lontanissime. E poi più sotto metti le esche a varie misure, ma abbastanza simili perché sennò quelle incrociano.
metri che siamo qui? Sui 1000 metri? Siamo qua. Ok. Proprio questi buchi, no? Vedi? Li vai a cercare. Sì, sì, sì. Poi. Per carità. Sulla teoria siamo bravissimi. Che tronco enorme, guardate. Questo becchi sotto all'elica. Sono dolori. È un albero praticamente. Alle 10 meno 10 ancora nulla. C'è ancora il segno della sbollata sua. Una balena enorme appena scodato. Tutte ste canne, ma ancora niente, nulla. Si aspettano. È una pesca un po' strana, eh. Sono le 11:34. Perché state recuperando? Adesso andiamo sulla boa. Ah, quindi andiamo per accelerare, per arrivare prima. Acceleriamo l'avvicinamento. Che boa è quella dove vogliamo andare? È una boa che serve per i rilevamenti meteorologici. Quanto al largo dalla costa? 32 miglia dal porto di Genova. 32 miglia per 179. E quindi adesso acceleriamo, prendiamo le canne per accelerare per arrivare lì. Esatto. E fai un paio di giri intorno, vuoi fare? Attualmente niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canne in acqua. Questo è cattivo, Questo è cattivo. È cattivo, però è anche tonto un po'. C'ha la faccia un po' stupida. La faccia. Sì, infatti fa il tonto, poi è spiegato. Cosa? Eccoli qua? Ci sono le mangianze, eccole. Finalmente, ecco le mangianze. Stai togliendo testa rossa e metti un po' di petto. Sì, cambiamo un po' l'assetto. Evento figo, non l'edizione più fortunata in fatto di quantità di pescato. Eh sì, noi non abbiamo avuto una mangiata, non abbiamo avuto anche niente. Anche sulla mia barca è andata così. Sono venute un attimo le lampughe, forse ho fatto un bel video delle lampughe in acqua, ma non hanno mangiato, zero. E quest'anno c'erano quasi 50 quasi barche. Quasi 50 barche, gente del club, gente non del club, pescatori più o meno professionisti. Ho visto quasi tutti con la strumentazione Lorenz a bordo, giustamente. Quelli bravi. giustamente. No, sì. Poi bello stavolta che abbiamo portato un po' di voi, no? Di persone, sì, che comunque ci conoscono, che lavorano con il nostro brand. Sì, sì. Perché volevamo farlo diventare una cosa proprio di famiglia, diciamo. Sì, no, è stato bello, certo. Peccato non aver potuto lavorare qualche pesce in canna. Lo Yacht Club è casa, siamo partner da un sacco di anni e quest'anno hanno voluto prendere parte all'evento anche Besenzoni, quindi super eccellenza del Made in Italy. Mm-hmm. E poi vabbè Bertram che c'era già l'anno scorso. E quante barche di professionisti c'erano? Perché c'erano
arrivano sia amatori che gente che è arrivata dalla Francia pure, ho sentito. Sì, ci sono, no? Non ti so dire i numeri esatti, però sì, c'erano dei partecipanti da Monaco. Attirati ovviamente anche da, non l'abbiamo detto, una delle cose più importanti, dai montepremi che c'erano. Certo, sì, perché quindi ovviamente cosa c'era come tra poco, tra poco per la premiazione mettiamo lì sul banco gli HDS Pro fondamentalmente. Ok, quindi il primo vince l'HDS Pro? Tutti vincono HDS Pro, ma di dimensioni diverse di display, quindi abbiamo fatto la gamma dal 16 fino ai 9, quindi sì, diciamo che chi vince insomma torna a casa contento. Ok, quindi c'è un bel montepremi. Secondo te perché oggi non abbiamo pescato neanche un pesce? Allora, nella pesca non pescare è la normalità, noi dobbiamo immaginare che l'ambiente marino è un ambiente ricco, il pesce mangia dalla mattina alla sera, per quale motivo dovrebbe attaccare le nostre esche? Ritornerò intanto a pescare sott'acqua, così cioè, vado a colpo sicuro, più o meno.